Questa è una di quelle giornate che quando sono no, sono no. Fare escursioni fotografiche significa accettare un principio assoluto, ovvero che non sempre si riesce a portare a casa il risultato. E questo è proprio uno di quei video dove puoi capire cosa sta dietro tutto questo. Certo, ho fatto qualche foto, anche qualcuna di interessante, onestamente, ma sicuramente il mio umore non era dei migliori. Se ti stai chiedendo cos'è sta roba, questo è un cippo di confine della Serenissima Repubblica di Venezia. Ce ne sono molti in questa zona e servivano in sostanza per delimitare i confini, riportano l'anno di censimento, il nome di chi ha fatto il censimento, perché questo luogo era utilizzato dalla Repubblica per ricavare la legna per Venezia e le sue navi. Avevo iniziato il percorso che davano più corretto per arrivare dove avevo in mente, ma sono arrivato a un certo punto che il sentiero è impraticabile, c'è l'erba altissima e non mi va di fare da apripista in queste condizioni, perché c'è anche la possibilità magari di beccarsi qualche zecca, quindi no. E adesso provo a fare un altro percorso alternativo, che in realtà l'avevo pensato per il ritorno, però a questo punto provo a farlo all'andata, se è tenuto meglio, bene, altrimenti ho fatto un giro vuoto. Quanto pare devo arrampicarmi su per di là. È più ripido di quel che sembra, ma meno grave di quel che pensavo. Ma questa volta non è andata come immaginavo. E niente ragazzi, ero arrivato quasi all'obiettivo, 300 metri circa, ma dopo era molto impiccato, va bene, quello era fattibile. Ma quanto piuttosto per il fatto che c'era del brutto tempo, e quindi ho detto arrivare lì per poi far nulla di interessante, solo per mettere una X non vale la pena, torno un'altra volta, anche perché era un percorso che non avevo previsto, quindi adesso ho visto com'è e ho visto che è questo quello fattibile per raggiungere il punto che volevo. Tra l'altro non è tanto agibile, probabilmente è un po' stato lasciato andare. Vabbè, in compenso ho trovato gli alpini. Fra poco dietro di me sbuccherà un camioncino. Era lì a una baita di alpini. Oggi è venerdì e stanno facendo tutti i preparativi per un mega weekend. Qui ci sarà 17-18 gradi, bello fresco. Si sta con la felpa, loro erano con la felpa. Ed è strepitoso. Adesso vediamo se sbucca il camioncino. Eccolo che arriva, adesso mi butto un po' a lato in modo che riesca a passare. Certo che con questa velocità con la quale sta venendo avanti sono più veloce io. Chissà, magari se velocizza un po' mi faccio dare un passaggio. Ed ecco il motivo per il quale sono tornato indietro. Guardate lì, nuvoloso ma nero, nero, nero. Io dovevo, lì c'è una cima lì. Io dovevo andare su, ancora più su. Però magari ero sopra le nuvole, ma sicuramente avrei trovato un tratto, anzi probabilmente sarei rimasto però nel blocco delle nuvole più dense, quindi andare su per prendere freddo, non riuscire a vedere nulla praticamente, non aveva senso. La prendiamo come una perlustrazione del giro che farò un'altra volta. Tra le altre cose, non mi smentisco mai, e anche sto giro ho perso qualcosa. E niente, ho perso la custodia, quella in neoprene della Insta360 X4. E niente, vabbè, pazienza, è una custodia neoprene, dentro c'avevo le due lenti protettive, quelle che si avvitano, tutta roba che si può riacquistare, per fortuna. Vabbè, è andata così, qualcuno la troverà, oppure la prossima volta che vengo a fare il giro, se non passano tanti giorni, magari me la ritrovo lungo il percorso.
c'è un sacco di gente che fa le corse sulle montagne, questi qua partono, vanno su fino allo stesso punto dove volevo arrivare io e dopo tornano giù. Questa è una di quelle giornate che quando sono no, sono no. A parte il tempo, ma c'è una umidità che è una roba assurda. Insomma, avevo la maglietta, me la sono cambiata, facevo così, veniva giù acqua, fradicia, una roba assurda. C'è una umidità altissima, probabilmente anche dovuto a questo tempo strambo. Peccato, dai, ma va così ogni tanto. Mentre tornavo giù ho deciso di fermarmi un attimo perché mi sono trovato davanti un panorama fenomenale. Guarda che gamma dinamica, quanta luce. E se mi giro dietro, ecco lì, io devo andare su da quelle parti là. Adesso sarei proprio nel temporale. Guarda che bello, adesso vado avanti un po' e faccio qualche foto. Tra l'altro adesso è venuto fuori anche il sole e lì è veramente spettacolare il bordo della montagna. E così alla fine si ritorna a casa, un po' delusi, un po' con le pieve nel sacco, ma comunque felici di essere rimasti a contatto un po' con la natura. Se il video comunque ti è piaciuto, ricordati di condividerlo, mettere un like al video, iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. A me non resta che ringraziarti di avermi seguito fino a qui e ringraziare ovviamente i sostenitori del mio canale, i miei patrons, che veramente grazie a loro riesco a continuare con questo progetto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio.